Ed eccoci qui per un nuovissimo appuntamento di Lake Trout Academy. Oggi siamo a Brescia, il paese si chiama Borgo Satollo e ci troviamo al lago Amici delle Gerole. Lo vedete qui alle mie spalle, un lago di medie dimensioni, un lago piuttosto profondo. Adesso con questa siccità, se vedete le sponde, manca un po' di acqua purtroppo. Il punto più profondo quindi arriva oggi indicativamente attorno ai 13 metri e si trova al centro del lago. Si tratta quindi di un lago caratterizzato dall'acqua molto cristallina, come tutti i laghi della provincia di Brescia, una grande cava, che consente di pescare le trote anche in estate. Oggi siamo in inverno, purtroppo c'è anche un po' di pioggerella che ci accompagna. Adesso direi che diamo un'occhiata, come sempre, alla superficie del lago, perché in questa stagione le trote stanno principalmente sotto sponda, dove ci sono bassi fondali, ma in laghi di grandi dimensioni troviamo parecchie trote anche a galla. Quindi la prima cosa da fare sicuramente è dare un'occhiata al lago, vedere se troviamo delle bollate, localizzare la zona che sarà la zona in cui andremo a fare i nostri primi lanci. Le due precedenti puntate sono state dedicate alla pesca con il galleggiante. Siamo partiti prima dalle basi per poi approfondire gli argomenti un po' più nel tecnico con l'aiuto di Mirko al suo laghetto. Oggi faremo tecniche ancora più avanzate, parleremo di striscio, pesca alla trota a striscio. Cosa significa per striscio? Tutte le tecniche di pesca alla trota in lago, dinamiche, in movimento, appartengono alla categoria striscio, pesca a striscio. Oggi vedremo quindi un po' di queste tecniche adattate alla situazione, quindi parleremo di piombini, vetrini, bombarde, vedremo un po' tutte queste tecniche. Adesso quindi scegliamo il nostro posto di pesca e iniziamo ad andare a fare i primi lanci. Vediamo diverse bollate. Qui davanti alla gabbia, un po' sulla nostra destra, un po' sulla nostra sinistra, questo direi che è un buon punto per iniziare. Come vi ho detto all'inizio, le trote in laghi come con queste caratteristiche in questa stagione sono sia sotto riva, in zone di basse profondità, sia a galla. A quanto pare le bollate ci sono, io andrei subito a fare qualche lancio a galla per vedere se qualcuna di queste è bocca. Ci apprestiamo quindi a raggiungere la postazione di pesca che abbiamo scelto, dalla quale abbiamo scelto di partire, quindi qua sotto il lago. Dato che le trote non erano così vicino a riva, o comunque le bollate si vedevano anche fino verso il cesto, io inizierei subito con una lenza a bombarda, in maniera che riusciamo a raggiungere anche distanze più elevate. Vi ho detto quindi che inizieremo la nostra battuta di pesca pescando con una lenza a bombarda. Cos'è una bombarda? Una bombarda è un piombo che, a differenza di un normale piombo, è costituita da un corpo realizzato con vari materiali plastici oppure di balsa e una stina. Questa bombarda, a differenza di un piombo, qual è? Che innanzitutto, grazie al suo peso maggiore, ci consente di raggiungere distanze più elevate. La caratteristica delle bombarde è proprio che hanno un peso quando si trovano fuori dall'acqua, mentre invece in acqua, a seconda di come sono costruite, dei materiali con cui sono realizzate, assumono un peso differente che gli consente di affondare più lentamente in acqua rispetto ad un piombo. Su ogni bombarda troviamo infatti indicato, oltre al peso che essa ha quando si trova fuori dall'acqua, un altro valore che in questo caso è definito come AF, che sta per affondabilità. Ho in mano ad esempio due bombarde, entrambe da 20 grammi, ma una sulla quale è impresso AF 2.60, quindi significa che quando sarà in acqua assumerà un peso di 2.6 grammi. L'altra invece, pur essendo da 20 grammi anch'essa, assumerà un peso di 4 grammi. Questo ci consente di scegliere la bombarda più adatta ad ogni esigenza, quindi più le trote saranno in superficie, più sceglieremo una bombarda che ha una affondabilità minore, in maniera che una volta entrata in acqua scenderà molto più lentamente e ci consentirà di effettuare recuperi più in superficie. Più le trote scenderanno in profondità, più sceglieremo una bombarda avente un valore di affondabilità maggiore. Dato che le trote oggi sembrano essere molto in superficie perché vediamo delle bollate seguite da sciate. Cosa sono sciate? Le definiamo sciate quando le trote, oltre a bollare, continuano a muoversi poco sotto la superficie e sulla superficie dell'acqua vediamo una sorta di onde create a V. Questo indica che le trote stazionano in superficie, non solo bollano e scendono, ma girano anche poco sotto l'acqua. Quindi scegliamo la 20 affondabilità 2.60 e la montiamo sulla nostra trabucco Switch B5. Quindi una canna dal casting dichiarato di 12-20 grammi, quindi perfetta per l'utilizzo di bombarde da 20 grammi. Adesso vediamo come realizzare la lenza, che è molto semplice. Per realizzare quindi la nostra lenza, infiliamo prima di tutto sulla lenza madre la bombarda, io l'ho già infilata,
partendo ovviamente dalla parte della stina, e dopodiché la mandiamo sul nostro filo. Ovviamente mettiamo un salvanodo, in questo caso uso una molla conica, potrete usare anche una perlina in gomma abbastanza, purché sia abbastanza resistente, perché il peso della bombarda, se mettete una perlina troppo soffice, si rovina facilmente, quindi non fa più il suo effetto. Dopodiché l'immancabile girella tripla, perché le tecniche dello striscio sono tutte basate sul principio fondamentale della rotazione dell'esca. Cosa significa? Che la nostra esca, durante il nostro recupero, dovrà sempre roteare per stimolare l'aggressività delle trote ad attaccarla. Di conseguenza, l'esca ruotando, creerà delle torsioni allo spezzone terminale del filo, che se non le andiamo a demoltiplicare con una girella tripla, ci troveremo la lenza imbrogliata ad ogni recupero. Quindi l'immancabile girella tripla va annodata sul filo, dopodiché lo spezzone terminale. Come spezzone terminale, in questo caso, utilizziamo un amo Hisashi 10608N misura 8, abbinato a una lunghezza di filo di 2,70 m. Nelle lenze a bombarda, a differenza di quelle a galleggiante che abbiamo visto nelle altre puntate, la lunghezza del terminale deve essere molto più lunga. Variamo da un minimo di 1,20 m e andiamo a terminali lunghi anche quasi 3 m, come in questo caso 2,70 m. Come scegliamo questa lunghezza del terminale? In presenza di trote voraci e in quantità utilizzeremo terminali corti che ci consentono di muovere l'esca molto rapidamente ed essere anche molto pronti in ferrata. Quando siamo invece in presenza di trote un po' più indolenti, apatiche, lente e sospettose, allungheremo sempre di più il nostro terminale allo scopo di presentare davanti a loro un'esca sempre più naturale, in maniera che le lasci meno sospettose ad attaccare e le induca più facilmente alla boccata. In questo caso iniziamo quindi con il nostro terminale da 2,70 m. Siamo quindi pronti per fare il nostro primo lancio. Dobbiamo scegliere l'esca. Prendo dalla mia tasca le camole che ho tenuto in tasca perché siamo in inverno, le camole devono stare al caldo, altrimenti sono tutte morte, molli, e quando le andiamo a innescare esplodono, scoppiano e il nostro innesco non ruoterà. Quindi o vi armate di uno scaldino per tenerle al caldo oppure tenetele in tasca. Iniziamo, amo 8, camola abbastanza grande, camola cucita. Uno degli inneschi più resistenti anche ai lanci. Quindi amo poco sotto la testa, per chi non l'avesse ancora visto, tiriamo la camola sul filo, la riprendiamo entrando con l'amo poco sotto alla testa, facciamo correre l'amo lungo tutto il corpo per uscire qualche millimetro prima della coda, tiriamo il filo e il nostro innesco è fatto. Il nostro innesco è L, quindi camola che ruoterà, principio fondamentale di tutte le tecniche della pesca a striscio, rotazione dell'esca. Siamo pronti per lanciare. Questa mattina le previsioni meteo hanno sbagliato in maniera eclatante, perché non mettevano assolutamente pioggia, invece adesso sta piovendo parecchio. Meno male che mi sono messo in macchina il mio completo impermeabile trabucco GNT Rain Suit, che mi consente di ripararmi anche dalle condizioni meteo più avverse. Adesso speriamo solo di vedere qualche abboccata. Mangiata molto timida, quasi impercettibile sulla vetta della nostra canna, che nel frattempo abbiamo cambiato, siamo passati con una lenza a piombino, perché quelle poche bollate che si vedevano dopo la pioggia, ecco che sta partendo, speriamo, ecco il nostro pesce. Dicevo che stiamo pescando piombino perché la pioggia è diventata sempre più intensa, poi ha smesso e sono sparite tutte le bollate, non si vedeva più nessuna bollata e quelle pochi lanci che abbiamo fatto non abbiamo visto nessuna abboccata, così ci siamo provati ad appoggiare al fondo con una lenza quindi a piombino più sottoriva per vedere se le trote, come vi dicevo, quelle che stanno sul fondo, erano un po' più attive. E in effetti adesso una boccata l'abbiamo avuta, molto timida, quindi segno proprio del fatto che le trote sono molto indolenti, tipiche trote invernali, col freddo diventano molto lente, indolente ed apatiche. Quindi quelle a galla potevano essere un po' più attive, ma a quanto pare non erano nemmeno loro,
queste sul fondo si dimostrano proprio tipiche trote invernali. Ecco, abbiamo guadinato anche un sasso, un bel pesce che adesso andiamo a slamare. Ecco, ho sentito la prima tocca, sta partendo, guardate, eccola, proprio sotto riva mi ha boccato, perché come vi dicevo in inverno le trote stazionano molto nei pressi del sottoriva e dove c'è poca acqua, quindi quasi a fine passata, quando siamo arrivati qua sotto, ho sentito questa boccata. Sembra anche un pesce discreto da come tira, quindi una bella trota pure. Guardate la mia switch azione 5 tremarella come si piega, eccola qua, la nostra trota molto sul fondo. Qui ci saranno circa 5 metri d'acqua vicino a riva, in mezzo al lago abbiamo circa 13. Le trote sentono un po' la frega e stanno qui dove c'è poca acqua. Comunque è un bel pesce, eccolo. Ecco la nostra trota, un bel pesciotto ben pinnato. Eccola qui che si è ingoiata la nostra camola. E dalla lenza bombarda siamo passati a quella a piombino. Purtroppo, nonostante all'inizio qualche bollata si vedeva, abbiamo fatto qualche lancio, complice probabilmente anche il meteo, la pioggia che poi ha smesso, le bollate sono sparite, le trote sono molto apatiche, tipiche della stagione invernale, quelle a galla, quelle poche che giravano, non avevano proprio la minima intenzione di abboccare. Abbiamo così provato con una lenza piombino nei pressi del sottoriva, recuperata sul fondo, poi vedremo come fare il recupero, vi faccio vedere. Intanto guardiamo come fare la lenza. Proprio come avevamo fatto per la lenza bombarda, infiliamo sulla nostra lenza madre prima di tutto il piombino. In questo caso ho scelto un piombino da 4 grammi slim. Slim cosa vuol dire? Che ha una forma abbastanza allungata. Poi c'è lo short che ha una forma molto più tozza e lo super slim che è molto più lunga. Abbiamo scelto una via di mezzo. Poi ovviamente la solita perlina salvanodo per preservare il nostro nodo della girella, immancabile girella tripla e uno spezzone terminale di circa 70-80 cm. Per la realizzazione del nostro spezzone terminale ho utilizzato un fluorocarbon 100% trabucco XPS FC 403, misura 16.5, che è la misura tipica che vi consiglio di utilizzare, abbinato a un amo Hisashi 10608N misura 6. Ho scelto la misura 6 un po' più grande perché in queste situazioni in cui si recupera la nostra lenza a ridosso del fondo è meglio creare un innesco un po' più voluminoso, quindi con esche siliconiche un po' più grandi, o nel caso in cui andiamo a innescare le camole meglio innescarne due. Quindi ho scelto la misura 6, spezzone terminale circa 70 cm e la nostra lenza è completa. Vediamo quindi come realizzare il nostro innesco con due camole. Prendo due camole dalla scatolina, la chiudiamo, la rimettiamo nella nostra tasca al caldo e iniziamo ad infilare la prima camola partendo dalla coda. Quindi infiliamo il nostro amo nella coda, facciamo correre lungo tutto il corpo per uscire dalla testa, poi la tiriamo un po' sul filo. La seconda invece la iniziamo questa volta dalla testa, passiamo lungo il corpo per uscire però qualche millimetro prima della coda. Poi spingiamo sulla camola, testa con testa, solito innesco L molto più voluminoso, quindi molto più visibile in profondità e che durante la sua rotazione farà un po' più rumore, così chiamiamolo, vibrazioni che attireranno a sé le trote. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Eccola mangiata? Eccola. La nostra trota? Siamo riusciti a prenderne un'altra, sempre molto appoggiati del fondo. Adesso è partita a galla a fare un salto, ma queste trote abboccano tutte molto vicino al fondo, abbastanza nei pressi del sottoriva, tutte appoggiate sul fondo. Tipica situazione invernale di tutti i laghi, anche nei laghi piccoli, soprattutto nei laghetti piccoli, sono presenti praticamente solo nei pressi del sottoriva e sul fondo durante le stagioni più fredde. Sempre bella anche lei, che adesso andiamo a slamare e cercare di rilasciare.
Sia per quanto riguarda la nostra lenza bombarda che per quella a piombino, le abbiamo equipaggiate sempre su una Trabucco Switch, serie di canne top di gamma da Trotalago a marchio Trabucco. La serie si compone da 15 modelli differenti, di cui 6 azioni da tremarella, tutte lunghe 4 metri, e 9 sono invece le azioni da bombarda, che vanno da una lunghezza minima di 4,20 m fino a una lunghezza massima di 4,80 m. Tutta la serie Switch si caratterizza per delle vette solid tip, quindi di carbonio peno, estremamente sottili e resistenti, che ci consentono di ottenere un'altissima sensibilità in fase di abboccata e anche durante il recupero della nostra esca. I fusti di tutta la serie Switch sono estremamente sottili, come potete vedere in questa azione T5, è più piccola del mio dito, quindi canne estremamente sottili, curate nelle azioni nei minimi particolari grazie all'utilizzo di carbonio di altissima qualità CX2, che ha consentito di ottenere delle azioni calibrate nei minimi dettagli, quindi avremo delle azioni specifiche per lenze da 1-2 grammi, quindi molto leggere, fino a gestire bombarde da 40 grammi con canne come la Switch 8 bombarda estremamente lunga, che ci consente di lanciare agevolmente terminali sempre più lunghi a lunga distanza. Le Switch le trovate in commercio solamente in versione nuda, ovvero senza anelli e placca portamulinello, per consentirne un montaggio personalizzato, non solo per quanto riguarda i colori ma anche per la scalata di anelli. Però a corredo di ogni Switch viene fornita una placca portamulinello Fuji e degli anelli Sigai da profilo K, che è utilissimo per ridurre al minimo i grovigli. Un ottimo abbinamento che vi consiglio per le vostre Switch è costituito da un mulinello Explore MTC, novità di quest'anno, un mulinello dal corpo estremamente compatto, come potete vedere, quindi risulta molto leggero, molto maneggevole e molto potente. Si caratterizza per 10 cuscinetti a sfera, quindi durante il recupero noterete una fluidità pazzesca, sia durante il recupero della vostra lenza, ma soprattutto sotto sforzo con dei pesci, magari anche dei pesci grandi. La frizione micrometrica estremamente precisa vi consentirà di combattere al meglio anche la trota più aggressiva, più cattiva, più inferocita. Per chi invece non ama utilizzare la frizione durante il combattimento, è dotato anche della leva di sblocco dell'antiritorno per combattere al meglio i vostri pesci. La bobina, come potete vedere, è sovradimensionata, quindi bobina molto ampia che ci consente di effettuare lanci a lunga distanza. Vediamo ora il recupero della nostra lenza piombino nei pressi del sottoriva. Allora, innanzitutto lanciamo e aspettiamo che il nostro piombo arrivi sul fondo. Come facciamo a capirlo? Guardiamo il filo in acqua che continuerà a correre. Nel momento in cui si ferma, siamo arrivati sul fondo. Nel momento in cui siamo arrivati sul fondo, col mulinello mettiamo in tensione il filo tra la punta della canna e il nostro piombo e iniziamo a tremare la canna molto leggermente, piano piano. E con la leva del mulinello andiamo estremamente molto lenti, finché ci fermiamo anche, facciamo delle pause e riprendiamo. In questo modo faremo vibrare la nostra esca sul fondo senza sollevarla da esso. E dovremo stare sempre molto concentrati e attenti sulla cima della nostra canna, un po' con gli occhi e un po' con la sensibilità della mano, per percepire anche la minima tocca, perché come vi dicevo le trote sono molto lente e indolenti e anche le loro abboccate spesso sono molto timide, quindi se non siamo concentrati rischiamo di perderci qualche abboccata. Parlando sempre di pesca bombarda, nel momento in cui andiamo ad utilizzare bombarde pesanti, io consiglio oltre i 20 grammi di peso, è necessario ricorrere all'utilizzo dello shock leader. Che cos'è uno shock leader? Lo shock leader è uno spezzone di lenza lungo circa una volta e mezza la canna, quindi consideriamo circa 7 metri nel nostro caso, più o meno, che ha un diametro maggiore rispetto al filo che abbiamo in bobina. Quindi nella nostra bobina avremo sempre un filo dello 0,16 mm in cui andiamo ad aggiungere questo shock leader, questa spezzone di filo, circa 0,20-0,22 mm. Questo perché deve ammortizzare la forza che noi andremo a imprimere durante il lancio, che altrimenti un filo dello 0,16 mm non sarebbe in grado di supportare. Quindi bisogna unire questo shock leader, ovvero questo spezzone di filo terminale più grande, alla nostra lenza madre. Come facciamo? Attraverso un nodo. Io vi faccio vedere adesso come fare uno di questi nodi per lo shock leader. Per farvi vedere come si fa questo nodo, utilizzo due cordini facendo finta che siano i nostri fili. Quindi facciamo finta che il bianco sia la lenza madre e il giallo il nostro shock leader. Appaiamo i due capi, dopodiché torniamo
indietro, lo accavaliamo a quello della lenza madre e iniziamo a fare delle torsioni intorno a entrambi i capi. Ne facciamo circa 4. Dopodiché tiriamo il nostro capo portante e andiamo a creare queste spire. Facciamo poi la stessa cosa dall'altra parte, quindi col filo dello shock leader torniamo indietro, li appaiamo, entriamo all'interno dell'asola che si viene a creare circa 4 volte, in questo caso così si riesce a vedere bene come viene realizzato il nodo, e dopodiché tiriamo la parte bianca. Si formano queste spire che, tirando poi i due capi, andranno a contrapporsi, e questo è un nodo dello shock leader. Dopodiché sulla vostra canna ovviamente andate a tagliare i baffi, tagliate abbastanza corti, e i due fili sono uniti e siete pronti per lanciare. Eccola, abbiamo avvertito la toccata, eccola che parte, sta partendo, fermiamo la nostra trota, abbiamo visto una bollata, ci abbiamo lanciato e questa volta è stata vincente, nonostante molte altre volte non è andata così, in questo caso siamo riusciti a catturarla. Con la bombarda recuperata pochi centimetri sotto la superficie, circa mezzo metro, quindi una trota a galla perché aveva bollato. Ed eccola qua, la nostra trota, presa con la nostra lenza a bombarda. Visto un paio di bollate qua davanti, proviamo a lanciarci sopra la nostra bombarda, aspettiamo 3 o 4 secondi che la lenza scenda leggermente, recuperiamo sempre a tremarella, canna alta, sbacchettando molto la canna, quindi muovendo molto la cima, in maniera che la nostra esca vibri e stia abbastanza sul posto, e col mulinello recuperiamo la pancia del filo che si viene a creare. Vediamo se riusciamo ad ottenere una boccata. Abbiamo sentito una tocca, ma pare che non vada avanti. Ah no, sì, è tornata, eccola qua. È molto indolente anche lei, anche in superficie. Non è così decisa ad ingoiare la nostra esca. Quindi aspettiamo finché parte in maniera decisa, poi ferriamo e ce l'abbiamo fatta. Quindi ha pagato il nostro lancio su quelle bollate, probabilmente c'era un branchetto, più di una trota che si sono alzate, e siamo riusciti a catturarla. Come innesco avevo messo un Yummy Bait brucone che adesso vi farò vedere a reinnescare dopo che ho preso questa trota per fare il prossimo lancio. Innescherò ancora uno Yummy Bait brucone. Questa trota guardate com'è arrabbiata, che è arrivata sotto riva molto inferocita, ma pian piano la porteremo a guadino. Guardate com'è vigorosa. Eccola. Eccola qua. Venuta nel guadino anche lei. Un altro bel pesce ingannato dal nostro Yummy Bait brucone di colore giallo che adesso andiamo a reinnescare e vedere se riusciamo a prenderne un'altra. Come vi dicevo, vi faccio vedere l'innesco dello Yummy Bait brucone, in questo caso colore giallo, ma è disponibile in numerosissimi colori, quindi un vero e proprio bruco che ha già una sua forma ad L, quindi molto semplice da innescare e per farlo così ruotare. Quindi iniziamo innescando questo brucone dalla sua testa, quindi non la parte ad L. Farete un po' fatica, soprattutto se abbiamo le mani bagnate, perché scivola, è una mescola molto morbida ma al tempo stesso gommosa e quindi tende a tornare indietro, quindi a volte ci si mette un po' di tempo, però questa mescola così morbida ci aiuta sicuramente nella fase di ferrata, perché fa sì che il nostro amo si conficchi bene all'interno della trota, e al tempo stesso è una mescola molto resistente che ci consentirà di effettuare cattura e ripetizione senza doverlo sostituire. Ecco, una volta che l'abbiamo fatto passare tutto lungo il corpo, usciamo come sempre qualche millimetro prima della coda con la punta del nostro amo ed ecco l'innesco ad L. Ecco la nostra trota, abbiamo sentito un'altra tocca. Vedete che la cima sta partendo, lasciamo che pieghi bene, ecco mollato, riprende, sono poco decise ad abboccare e l'abbiamo sbagliata. Succede, succede soprattutto quando sono così indolenti, succede, e in questo caso è successo anche a me. Eccola, un'altra toccata timida, aspettiamo la partenza, non facciamo più come prima che andiamo a sbagliarla. Quindi aspettiamo di più, guardate quanto stiamo aspettando per fargli ingoiare la nostra esca.
Eccola, adesso ce l'abbiamo però. Questa volta abbiamo aspettato e siamo riusciti a prendere un'altra trota. Sempre anch'essa molto indolente, poco propensa alla boccata, ma con un po' di pazienza siamo riusciti ad agglamarla. Ultima trota quindi di questa nostra fresca giornata e piovosa, che comunque è stata molto divertente perché nonostante la stagione e le trote molto indolenti siamo riusciti a effettuare molte catture. All'inizio la bombarda sembrava non funzionare, poi con la pioggia che ha smesso e il pomeriggio che è arrivato le trote si sono un po' alzate e siamo riusciti a catturarne qualcuna anche a bombarda. Quindi abbiamo visto tutte le nostre tecniche avanzate e evolute che avevamo menzionato. Ringrazio quindi la gestione del lago Amici delle Gerole di Borgo Satollo per averci concesso l'opportunità di girare questa puntata di Lake Trout Academy nel loro complesso e arrivederci, ringrazio anche tutti voi per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata di Lake Trout Academy.